Momento ti è stato più vicino Toni in campo o Toni in campo o senti Soriano fuori dal campo in questo momento? Ma siamo stati vicini tutti, sempre questi paragoni o contrapposizioni. Io credo che siamo tutti dentro a un momento di difficoltà generale, e quindi neanche dirlo c'è uno come dice una cosa, no, noi sappiamo che abbiamo difficoltà, ne abbiamo, ma ne incontreremo anche domani. Però siamo anche consapevoli che le cose possono anche cambiare. Da questa consapevolezza poi credo che sia più importante, più responsabilizzante, più responsabile se viene accettata. Quindi noi l'abbiamo accettata, credo che sia cambiato così, tanti infortuni, tante cose, cambiato lì in cui devi lottare partita dopo punto. Questo è quello che ha detto queste 14 giornate, tranne che magari ne vinci 10 di fila. Allora potremmo pensare diversamente, però per adesso è così, quindi non dobbiamo dimenticare quello che è stato, anche noi dal punto di vista tecnico l'abbiamo dimenticato tanto tempo e quindi dobbiamo pensare a vivere la giornata, di lottare partita dopo partita, palla su palla, punto su punto. Questo deve essere lo spirito della squadra, lo spirito che insomma ha espresso la società, l'allenatore e i suoi giocatori. Ecco, senti Andrea, lasciando da parte la critica in generale, questo che momento è il dopo Gubbio, è il dopo in casa, è il dopo Novara, che momento è? Perché sembra che questo momento sia tutt'uno, no? Cioè che ci sia anche la società che comunque abbia la sua parte di responsabilità per quanto ti ha detto, per quanto te l'ha difeso, per un discorso tecnico e sembra quasi che sia un giudizio tutto rimandato proprio perché magari il Verona in queste ultime partite non ha avuto le carte per sedersi al tavolo della Serie A. Ma io non lo so, noi dobbiamo pensare alla partita. I momenti negativi ci sono stati, tu ne hai elencato qualcuno, chi è che ne ha avuti a casa propria? Noi ne abbiamo avuti qualcuno negativo, ma ne abbiamo avuti di bellissimi che magari di altre parti non hanno ancora vissuto, quindi non lo so quello che sarà domani. Io devo pensare a oggi, quindi credo che debba essere questo il pensiero di tutti e poi da domani vedremo. Oggi così. Quello che è stato anche ieri, qualche momento negativo, lo hanno vissuto lui, anche la squadra più importante, le due più importanti, ci sta, però conta questa partita e poi sarà l'altra e così via dicendo. Marina. Io esco un attimo da questo tipo di domande per chiederti un commento su questa sfida tra Toni e Di Natale, quello che ci due bei vecchietti. che dire, due campioni in campo, l'hanno dimostrato con, non so, Di Natale quanti gol, 200, Luca 300 quasi, mi auguro che arrivi presto a questi 300 per noi anche. E Di Natale 200, quindi i numeri dicono grandi giocatori, ma io Totò non l'ho conosciuto di persona, ma anche lì uomini importanti, quindi non ci può essere uno senza l'altro, quindi grandi personaggi, grandi giocatori e una sfida difficile perché Totò in casa, un giocatore in casa può, un giocatore che non ti perdona il primo errore, dobbiamo essere bravi a non commettere errori. Luca sta facendo benissimo, penso che domenica con la Sapra ha fatto una grande partita e deve dare continuità anche a lui, quindi noi contiamo molto sul suo insomma, è ritornato al gol e al di là del gol, proprio la prestazione è stata importante. Tramaccioni più o meno un'oretta fa ha avuto la Mandorlini di continuare ad allenare il Verona, perché è una ottima squadra. Ma io sono sereno, non ho pensieri, dormo serenamente perché faccio un lavoro che mi piace e non ho nessun tipo di problema. Quello che è oggi è la mia preparazione alla partita, la voglia di giocare, credo che sia la stessa voglia dei giocatori. Domani non lo so, non mi interessa, gli auguri, lo ringrazio, ma mi tocco e basta. Sandro, volevo chiedere al mister Corbo di Toni di Natale, il fatto che due squadre come Verona e Udinese si affidano comunque a due ultra trentenni, lo fa anche la Roma, lo fa anche l'Empoli, diciamo, è un male per il calcio italiano, però nel senso sono bravissimi loro, c'è qualcosa. Ma in generale nella storia è sempre stato così, gli attaccanti durano più degli altri, gli attaccanti bravi, adesso potrei tornare, voi siete più giovani di me. Davini, tanta gente, insomma, negli attaccanti sembra durano un po' più a lungo degli altri ruoli
magari non c'è più la mobilità, però la scaltrezza, l'intelligenza, insomma il sentire l'aria, come magari lo affini ancora di più in età più avanzata, quindi Totti, Di Natale, Toni, sono giocatori che non finiscono mai e quindi che dire, complimenti a loro, perché magari sono anche ruoli meno di sacrificio e quindi magari si può durare un po' più nel tempo, un po' come il portiere, insomma, però sono grandi campioni, grandi giocatori. Posso? Chiedo scusa ai colleghi, devo fare quattro domande al mister dirette, però sono nello sportivo, esulano un po' dalla partita, le chiedo scusa. La sorpresa del campionato, mister, secondo lei, qual è stata sinora alla vigilia di Natale, una squadra? Secondo me è il Genoa. E il giocatore che invece l'ha sorpresa di più? Ma il giocatore giovane o... Un giocatore che secondo me è stata la rivelazione di questo campionato, sinora, ovviamente, perché sarà ancora... Se mi prendi alla sprovvista, cioè non riesco a pensare a un giocatore. Ma non lo so, penso Kaká, dai. Kaká credo che sia stato un giocatore che abbia veramente fatto qualcosa di eccezionale, forse neanche lui credeva di avere... Però Kaká, dai. Mi domanda ancora se che vince lo scudetto? Penserebbe l'Inter, ma credo che vinca la Juve. Un po' difficile. E il pallone d'oro che vince questa? Il pallone d'oro? Ma credo Cristiano Ronaldo di nuovo, non so, dico la mia, dai. Chiedo scusa, anzi.